E buonasera Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle romana. Buonasera. Buonasera a voi. Da romana è ottimista o no sul futuro della capitale? Prima domanda. Sono ottimista se arriviamo a votazioni, finché l'attuale giunta si ostina a voler anche con un nuovo rimpasto comunque tentare di governare questa città. No, sono poco ottimista sui risultati. Ma voi da tempo chiedete le dimissioni di Marino, sicuramente ci sono delle ragioni, è ovvio, lui è il sindaco, quantomeno tira le fila delle responsabilità in una città che amministra ormai da quanto tempo? Sono più di 2 anni. Ormai. Due anni circa, certo. Qualche mese più di 2 anni. Ma sì. È davvero tutta colpa sua? Cioè, per esempio, l'appello lanciato da Gasman, no, ai cittadini, rimbocchiamoci le maniche, al di là di come uno la pensi sul fatto di andare la domenica o no a ripulire i giardini o a darsi da fare nel proprio quartiere, però un po' chiama in causa il fatto che insomma, tutta questa incuria in una città come Roma non discende un po' anche da atteggiamenti di inciviltà che sono di e che non sono direttamente responsabilità del sindaco o no? Allora, l'invito che faccio io ai cittadini, a parte quello di rimboccarsi le maniche e di avere un approccio differente con il rispetto della città, è quello di cominciare a rifare politica attiva tutti i giorni e ricominciare ad interessarsi di chi sono coloro che votano e coloro ai quali affidano la propria città. Forse questo è stato l'unico grande errore dei cittadini romani, ma un pochino dei cittadini italiani. C'era un vecchio detto che diceva se non ti interessi tu della politica, stai sicuro che la politica si interesserà di te. Ma andare a ripulire un giardino non è fare politica, ripulire come no? Ripulire la città, anche quello è fare politica, guardi che assumersi la responsabilità. No, glielo sto chiedendo, poi uno può pensare anche diversamente. No, io invece credo che sia anche quello fare politica, però credo che da cittadini, nel momento che paghiamo le tasse ed affidiamo la gestione della nostra città a persone che si presentano con un programma e che hanno il dovere di attuare quel programma e di amministrare quella città, non mi sento in colpa se non mi occupo di pulire la strada o di prendere la pezzina e andare a lucidare il lampione. Credo che ci siano delle cose che spettano all'amministrazione, chiedere il trasporto pubblico e chiedere che ci sia un servizio di necessità urbana che funzioni e chiedere che ci sia un'attenzione a un patrimonio culturale mondiale che in questo momento è lasciato completamente all'abbandono, non sia chiedere troppo. Se queste persone si sono proposte, sono state votate e si erano impegnate ad amministrare questa città, questo non l'hanno fatto, perché poi la colpa veda origini antiche. Purtroppo noi abbiamo promosso come Movimento 5 Stelle il tour delle Veltroni, delle grandi opere che mise in piedi di Veltroni e che non portò mai a compimento. Io abito a Roma Est e do la piscina che venne progettata per quelli che dovevano essere gli europei di nuoto, che è rimasta lì uno scheletro immenso, un grande spreco di soldi e nulla che realmente la città abbia potuto godere. Per il resto da romana mi vergogno degli stranieri che vengono e che non si trovano davanti quella che è la Roma che io amo e la Roma che vorrei e che si potrebbe tranquillamente riconsegnare ai cittadini in maniera molto più onorevole di adesso, perché lei mi spiega qual è il problema di amministrare una nettezza urbana che vede 8.000 persone che ci lavorano attualmente nell'AMA, o fa funzionare un trasporto dove ci sono 12.000 dipendenti, sì, ma solo 5.000 fanno gli autisti. Sentiamo un pezzettino del video dell'autista dell'ATAC che si è autoripreso, è andato in onda, ha lanciato un appello per una manifestazione mercoledì a Roma e spiega un po' anche perché, come diceva lei Taverna, ci sono 12.000 dipendenti ma solo 5.000 autisti, cioè se l'azienda è l'azienda dei trasporti non si capisce perché ci sia meno della metà dei dipendenti che effettivamente poi guidano. Sentiamo. Martedì ho deciso di fare un video in cui spiegavo perché l'autobus non passa. Alle 14.30 dovevo iniziare il mio turno di lavoro all'Eur. Mi presento, ma la vettura non c'è, sono guaste, non ci sono vetture in sostituzione. Hanno aumentato il biglietto da 1 euro a 1,50 euro, ma i debiti sono triplicati, quadruplicati, siamo affidati. Vabbè, poi va avanti, siamo naturalmente, alcune di queste cose le abbiamo lette sui giornali. La risposta sulla questione trasporti, per esempio, secondo voi qual è? Privatizzare, come ha timidamente annunciato anche lo stesso Marino, oppure voi del Movimento 5 Stelle che sui servizi pubblici in genere siete, siete dei difensori del servizio pubblico, avete un'altra ricetta, un'altra idea?
Certo che abbiamo una fede al servizio pubblico, deve rimanere tale anche perché c'è tutta la possibilità di renderlo sostenibile. Allora io le faccio un esempio. Se quando è stata fatta l'iniziativa per la quale sono stati tolti i bigliettai dalle autovetture e si sono sostituite queste macchinette obbligatrici e si è avuto un calo immenso di coloro che poi effettivamente pagano il biglietto, a fronte di una così disuguaglianza tra le mansioni che ci sono all'interno di ATAC degli assunti, per quale motivo non si ripristina un bigliettaio sulle vetture? Questo garantirebbe sicuramente sicurezza, perché purtroppo abbiamo assistito anche a conducenti che si trovavano in grande difficoltà, perché purtroppo ormai i mezzi pubblici sono visti come un altro nemico, perché non si riesce a prenderli, perché arrivano in ritardo, perché sono costantemente rotti, e molte delle persone che usufruiscono del servizio pubblico non pagano il biglietto. Quindi se vogliamo veramente fare qualcosa che riporti legalità e trasparenza, cominciamo ad operare e a vedere quali sono state le assunzioni fatte sulla giunta del Manno per chiamata diretta. Sì, però questo sarebbe tornare alla responsabilità giusta anche del passato, di chi ha assunto, di chi ha fatto aumentare i dipendenti, di chi ha dato magari aumenti ingiustificati o ha concesso al personale di stare negli uffici anziché guidare le autovetture. Però arrivando all'oggi, se domani Paola Taverna fosse, o se si è detto Di Battista, un altro candidato sindaco di Roma, conquistate come voi auspicate Roma, cosa fate dei trasporti? Beh, probabilmente si va a rivedere quelli che sono gli stipendi dei manager e quelli che sono le necessarie quantità di personale viaggiante, piuttosto che quelli che decidono o organizzano male un servizio. Se io ho 70 dirigenti che prendono quanto 1000 autisti, permette che forse vado a fare un taglio su quelli che sono i costi dei dirigenti e vado ad assumere personale che mi conduca alle vetture. Permette anche che io dia di nuovo materiale a chi deve ad usare le vetture. Ho visto sempre quel ragazzo che diceva che c'è questo cartello MM, mancanza materiale, le vetture sono rotte, non c'è il materiale per aggiustarle. C'è 1.600.000.000 di debito ATAC. E allora che cosa facciamo? Prima facciamo indebitare un'azienda pubblica per poi avere la scusante di doverla privatizzare, un'azienda pubblica per poi avere la scusante di doverla privatizzare. Io non ci sto. Allora bisogna rimettere mano a quello che è il bilancio, bisogna vedere dove effettivamente sono gli sprechi, dove si è annidiata la corruzione, e ce n'è tanta, tantissima mafia capitale, è solamente all'inizio. Allora come le spending review che stanno facendo ora in sanità, se noi andiamo a tagliare i posti letto e non andiamo a colpire quelli che sono i 6 miliardi che ci costa la corruzione, è ovvio che la soluzione più semplice è quella di dire privatizziamo. Chiaro. Privatizzare, e diceva bene il ragazzo, perché io l'ho ascoltato, gli faccio i miei complimenti e a tutta la mia solidarietà. Non so che tipo di ripercussioni avrà il suo video su quella che è la sanatura, ma saremo attenti anche a garantire che le persone che denunciano vengano tutelate e non vengano punite. Però è tutto vero quello che ha detto, è assolutamente vero. Se noi privatizziamo un servizio pubblico, il cittadino che alle 3 di notte stacca dal suo lavoro e dà una corsa che raccoglie 4-5 passeggeri, quella corsa non è vantaggiosa per una struttura privata, verrebbe soppressa, e dobbiamo garantire che il servizio pubblico vada a risolvere quelle che sono le problematiche dei cittadini e non a ingrassare le tasche di chi intende speculare su quelli che sono i nostri diritti. Le tasse per queste cose noi, non è che ce le stanno regalando. Ma se lei dovesse scommettere su il fatto che Marino va avanti oppure no, perché insomma il suo stesso partito sembra avergli progressivamente fatto un po' terra bruciata intorno, su cosa scommetterebbe? Che il fatto che alla fine si rinserra il PD e Marino va avanti o cade? Marino temo che vada avanti esclusivamente perché l'aria che si respira a Roma è un'aria che ci vede assolutamente avvantaggiati qualora si dovesse andare di nuovo a delle elezioni. Voi avete dei sondaggi che dicono questo? Ma noi abbiamo la sensazione tangibile dalle persone che ci fermano, dalle persone che ci scrivono, da chi ci chiede veramente di fare qualcosa, ma anche perché abbiamo dimostrato, carte alla mano, che siamo gli unici a non essere coinvolti in alcuna questione che ha portato questo stato di cose. Quindi perché non dover meritare la fiducia dei cittadini e perché non avere la possibilità di dimostrare che una città governata onestamente, così come stiamo facendo negli altri comuni nei quali ci siamo insediati?
ormai non siamo più il 25% della protesta, siamo un movimento che erano anni che tentava di fare tramite azione civile, perché io le spiagge le sono andata a pulire, io mi sono andata a ripulire il Circo Massimo quando dovevamo fare Roma 5 Stelle, quindi non mi sono mai tirata indietro di mettere. Però un candidato ancora non ce l'avete, anche se ancora chiaramente non ci sono elezioni, no. Però insomma, no. Non avete ancora un uomo di bandiera a Roma, Di Battista. No, Di Battista, se dovessimo andare ad elezioni anticipate non potrebbe essere comunque il nostro candidato, perché le regole interne al movimento non ce lo consentono. Però posso dirle che ci sono moltissimi ragazzi che proprio in virtù dell'aspetto meritocratico con il quale il movimento si muove si stanno avvicinando, e che secondo me avrebbero veramente giustizia nell'essere spinti avanti in un'azione politica, anche senza bisogno dell'uomo di punta o della donna d'immagine. È sempre la logica della forza del movimento. Però io torno su questo concetto con cui abbiamo aperto l'intervista, cioè non viene a volte il sospetto che invece i suoi concittadini, non tutti, alcuni, non siano poi così migliori dei politici? Per esempio c'è questa notizia di qualche giorno fa che due operatori del car sharing a Roma, gli stessi che operano anche a Milano, Enjoy e Car2Go, sarebbero intenzionati a lasciare la capitale per le troppe auto vandalizzate. E questo però alla politica non c'entra nulla, sono le persone, sono i concittadini che fanno questo. Io non ho questa percezione di questo numero incredibile di cittadini così poco interessati alla propria città. Credo che ci siano elementi che vengono presi ad esempio per scaricare costantemente le responsabilità. Cioè, questa notizia secondo lei non è fondata? Ma può essere fondata, ma nell'ordine di quante unità? Io non trovo questi romani così vogliosi di vedere la propria città distrutta. Io quando vedo le persone che fanno la raccolta differenziata e che si portano giù da casa quattro buste e che mettono ogni cosa nel proprio secchione, ma poi vedo lasciare il secchione dell'umido per 5 giorni a 42 gradi senza essere ritirato sotto le finestre degli appartamenti, me la devo prendere con i cittadini. Noi ci stiamo impegnando, è anche difficile riuscire ad essere persone oneste e corrette quando ti cade un gelato in terra e ti guardi intorno nell'arco di 2 chilometri e non c'è un cestino. Cosa fai? Te lo metti in tasca? Questa è la scena alla quale ho assistito io ieri. Eravamo al ghetto, a un bambino è caduto un gelato, alla fine ha dovuto gettarlo all'interno di un bar privato perché non c'era un cestino. Ma veramente noi crediamo che tutti questi disservizi sono dovuti alla crisi, alla mancanza di soldi, questo è un progetto affinché si possa privatizzare tutto quello che oggi è pubblico. Tutto quello che oggi è pubblico deve andare allo sfacello, deve funzionare male perché si vuole privatizzarlo. Come in Grecia, Ci prendiamo in giro. Un po' come in Grecia da un certo punto di vista. Ma dove si prende atto che i servizi non funzionano pubblici e si dice privatizzate. Con la sanità, ma guardi che oggi il PD, che doveva avere questo passo di corsa in queste due ultime settimane, noi abbiamo terminato aula perché per 4 volte è mancato il numero legale, il PD lunedì non viene a lavorare. Parliamoci chiaro di come funziona la politica in Italia, non continuiamo a scaricare tutte le responsabilità sui cittadini, perché a me risulta che i cittadini pagano le tasse, hanno voglia di lavorare, ma non hanno la possibilità né di arrivare al posto di lavoro, perché a 42 gradi aspettare 20 minuti un mezzo pubblico e vederlo arrivare per 4 volte è stracolmo, e io li prendo i mezzi pubblici, sinceramente fa innervosire anche il più buono. Anche i santi si incavolerebbero. Sì, senta, le posso chiedere un'ultima cosa che non c'entra nulla con Roma, riguarda invece la sentenza che viene da Livorno sulle scuole cattoliche, il caso del sindaco Nogarin e del suo partito. Ha fatto pagare l'IMU a due scuole cattoliche paritarie, ma è una battaglia questa del Movimento 5 Stelle sul far pagare l'IMU anche alle scuole paritarie cattoliche, perché ricordiamo che quelle paritarie sono riconosciute dal sistema scolastico nazionale, insomma. Però, le paritarie oggi prendono anche delle sovvenzioni, hanno degli sgravi fiscali che Costituzione non consentirebbe, quindi io credo che in un momento di crisi, se tutti quanti contribuissimo, comprese le paritarie, a pagare l'IMU, le paghiamo noi cittadini sulla nostra prima casa, che non credo che sia un bene
benefit, ma sia una necessità, però, non vedo di che cosa ci dobbiamo scandalizzare. No, qualcuno dice però che le scuole pubbliche naturalmente non pagano l'IMU, cioè le altre scuole, la maggior parte delle scuole... come? Le scuole pubbliche non prendono una retta scolastica come prendono le scuole paritarie dagli alunni che le frequentano. Sì. C'è una leggera differenza, e comunque le scuole pubbliche oggi si vertono in situazioni che ci sarebbe da vergognarsi ulteriormente. Insieme a tutto quello che abbiamo detto, non dimentichiamoci anche come sono gli istituti scolastici in mano al Comune di Roma. Non dimentichiamo nulla. Sì. E io credo che Nogarin comunque abbia fatto qualcosa assolutamente nelle, di consenso. Nelle altre città amministrate dal Movimento 5 Stelle potrebbero partire altri ricorsi, o sono già partiti, come quelle di Livorno, non so, penso a altre città amministrate da voi, ormai ce ne sono in tutta Italia. Non ho contezza delle azioni dei vari sindaci a Ragusa, a Gela, ad Augusta, ma non so bene come stanno verificando quella che è la situazione, succedere. Perché no. Va bene. Grazie, buona serata, Paola Taverna, grazie per essere stata con noi. Buonasera.